Novembre 1917. Vittorio Emanuele sostituisce il generale Luigi Cadorna alla carica di capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano con il generale Armando Diaz. A lui spetterà il compito arduo di ridare fiducia alle truppe sbandate dopo la disfatta di Caporetto. Per arginare l'invasione austriaca, Cadorna ha già predisposto una linea di resistenza a oltranza lungo la riva destra del Piave, ma in una lettera al presidente del Consiglio, Orlando, ha espresso dubbi sull'esito dell'operazione, attribuendo il disattersi dei soldati e all'inquinamento della propaganda sovversiva. In risposta ha ricevuto la destituzione. Diaz è un napoletano modesto, valoroso, ha preso parte alla guerra in Libia ed è stato ferito a Zanzur. Di temperamento calmo e fermo, è soprattutto molto ben voluto dai soldati. Al comando della 23esima armata che ha operato sul Carso, dove è di nuovo stato ferito, Diaz è riuscito a tenere le posizioni contro l'attacco austriaco e durante la ritirata a riportare ordinatamente le truppe fino al Piave. Nel 1917 la guerra è ad un punto cruciale e la sconfitta sembra ormai prossima. Dopo Caporetto tutta l'Italia è stata presa dal panico. Gli austriaci, imbaldanziti dal successo, sono avanzati nel Friuli e ora mirano al Veneto, alla Lombardia e soprattutto a Venezia, per la quale hanno già stampato carta moneta d'occupazione. Cadorna, oltre a non suscitare simpatia nei soldati per il suo carattere freddo e distaccato, ha incontrato anche l'ostilità degli alleati francesi ed inglesi che non gli hanno fornito gli aiuti richiesti ed è in disaccordo con gli altri generali. Benché l'esercito sia sfibrato per la lunga e penosa permanenza nelle trincee del Carso, Diaz riesce a rincuorare l'animo dei soldati. Alla riscossa morale dell'esercito italiano contribuiscono l'appoggio incondizionato della popolazione, l'energia del governo Orlando, le parole esaltanti di D'Annunzio alle truppe schierate lungo il Piave dal Montello al mare. Questo fiume è la vena maestra della nostra vita, la vena profonda del cuore della patria. Se si spezza, il cuore si arresta. Sicuri di trovare minore resistenza, gli austriaci attaccano sul basso Piave, dove invece sono state approntate le maggiori difese italiane. E dall'11 novembre in poi, con ripetuti attacchi, tentano inutilmente di spezzare la linea difensiva, che è diventata un muro incrollabile. Combattendo aspramente nel tratto settentrionale del fronte, sul Grappa e sul Montello, i nostri soldati, ai primi del 1918, riescono a rovesciare le sorti della guerra. Con un contrattacco impetuoso, si impossessano dei punti più importanti dell'altipiano di Asiago. A fine agosto, Diaz prepara un piano d'attacco sulla zona del Grappa, dal Brenta al Piave, per tagliare in due l'esercito austriaco attestato sulla riva sinistra del fiume. Il 24 ottobre le truppe italiane incominciano ad attraversare il fiume in piena per le ripetute piogge e con uno sforzo risolutivo nella zona di Vittorio Veneto costringono gli austriaci a ripiegare. Dopo la disfatta che segna il completo sfacelo del suo esercito, l'Austria chiederà l'armistizio. Armando Diaz, nominato Duca della Vittoria e Maresciallo d'Italia, muore a Roma a 67 anni nel 1928.